Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre il vostro Jurassic410 e oggi siamo qui nuovamente su Minecraft Dungeons. Siamo qua per affrontare una nuova sfida che è, vediamo, tra l'altro ho notato che tutte le volte la mappa me l'apre qua su Cripta Inquietante. Quello che in teoria io so è che questa qua l'abbiamo già fatta quando abbiamo fatto la foresta dei Creeper. Però non ne sono troppo sicuro, quindi la lasciamo un attimo in dubbio. Nel senso, quella non la facciamo, al massimo la facciamo dopo aver fatto questi qua. Tanto da quello che vedo in teoria mancano praticamente 3 livelli. Quindi direi di andare con il Tempio del Deserto. Iniziamo. Bellissimo, molto bello. Questo, tra l'altro, questo livello qua è quello che hanno presentato quando hanno presentato Minecraft Dungeon, se non sbaglio. Deep within these halls awaits a powerful necromancer, the forgotten ruler of a nameless kingdom. The necromancer wields an enchanted staff that holds the power to summon the undead. We must destroy it before the arch-illager can claim it in his tiny evil hands. That would surely be the doom of us all. Okay. Sì, questo livello qua è quello che hanno presentato quando hanno presentato il gameplay, appunto, di Minecraft Dungeon. Quindi, carino. Allora, fammi controllare subito una cosa, un attimo. Perché, questo qua cos'era? Corno del vento? No, ok. La mia arma qua è abbastanza potente. Mi pare di sì. Però, vediamo un attimo. Tipo questo qua. No. Allora, intanto possiamo potenziare qualcosa, scusami. Curiosità, Quanti... Ho due cose di potenziamento, in realtà. Quindi qualcosa potrei potenziare. Questa spada qua che non fa tanto danno. 4 danni al secondo, questo. Aumenta i danni contro i non morti, no. Questo diminuiscono... I tuoi attacchi diminuiscono i danni per colpo di tutti i nemici vicini per 5 secondi. Beh, quello lì è carino, però... nuvola di veleno... No, mi piacerebbe potenziare qualcosa di questo. Effetto perforante. Oppure lanciare un colpo ne avrò lanciato un altro contro un nemico vicino. Il secondo a danni ridotti. Questo in realtà può essere carino. Lo usiamo. Ok. Ok, costa troppo. Ok, proviamo subito. Sì, proviamolo appena becchiamo qualcuno. Adesso scusatemi, ho ancora il mio vizio di continuare a aprire la mappa. Quello ovviamente non mi è scomparso. Ok, c'è una cestina, vediamo qua. Centro degli scheletri, intanto. Ok, eccolo là. Vorrei vederne due vicini, però, per provare il nuovo potenziamento, in realtà. Ok, là ce ne sono due, tipo. Ah, ok, li lancia così a caso. Beh, carino. E mi spreca una sola freccia, facendo così. Va bene, carino. Ah, tra l'altro, non ho evocato il mio bellissimo lama. Il che sicuramente non è stata un'ottima mossa. Ecco, ok, tu magari muori. Sì, ok, li spariamo a caso sostanzialmente. Ok, tra l'altro il lama è mega forte, né? È quasi più forte di noi il lama, incredibile. Allora, fermati che voglio andare un secondo qua, vedere se c'è qualcosa. Non c'è niente, ok. Là c'è una TNT. Ok, c'è qualcuno di mega forte, tu sei un po' forte. Ciao. Grazie. E non è morto. La TNT ha fatto meno danno del previsto. Vuol dire che la TNT non è l'arma definitiva. Praticamente. Ok, carino il fatto. Mi piace il potenziamento che abbiamo usato per i boss qua. Ok. Ah, mi spara anche quello potenziato. Ok. Anche quello potenziato vale come colpo extra. Quindi mi lancia un altro colpo potenziato, sostanzialmente. Carino. Carino. Ok. Tra l'altro, teoricamente, esatto, sparando, evocando il nostro bellissimo amico, ci dovrebbe rigenerare la vita. Esatto, quando grazie alla nostra fantastica armatura da mago. Vediamo se ho mancato qualche pezzo, no? Ok. Qua, vabbè, ci sono un po' di nemici forti, in realtà. Non siamo più così forti, Ci servirebbero delle armi molto più decenti, in realtà, per fare tutto questo. Per sconfiggerli tutti ci servirebbero delle armi decenti, in realtà. Un po' più forti di questi, solo che è un po' complicato. Magari quando torniamo alla base proviamo a comprare qualche arma. Questo qua è un nemico nuovo. Ed è forte anche. Aspetta.
Aspetta che c'è anche uno fortissimo. Questo qua si è buggato, va bene. Ah, osti, continua a evocare mostri questo qua. Ok, non è simpatico. Ok, però abbiamo vinto, quindi easy. Ok, nuova armatura, vediamo com'è. Perché un'armatura nuova ci fa sicuramente. Armatura da ladro. Ok, mi sta difendendo lui. Armatura da ladro, questa armatura leggera agile, un odore di zolfo. Ok. Ed è molto più potente rispetto alla nostra. Quindi intanto la mettiamo e abbiamo quanta salute? Vediamo, in totale 150 salute, uguale all'armatura di prima. Però questa qua ci difende molto di più, praticamente. Dovrebbe almeno. Non ne sono sicuro però, Ok, vediamo che potenziamenti ha questa armatura qua. Codardo, quando hai una salute al massimo infliggi danni a distanza e corpo a corpo maggiori. Ok, quando la salute al massimo però. Questo, quando usi una pozione di cura crea anche cibi casuali. Questo è carino per esempio. Però per adesso non potenziamo niente, no. Per adesso a posto così. Bella questa armatura qua, è abbastanza carina comunque. E oh sì, ci fanno molto meno danno i nemici. Ok, abbiamo esplorato tutto. E fa anche questo effetto qua strano. Va bene, ok, a posto. Ok, qua non c'è niente, abbiamo detto. Quindi procediamo verso diritto. Verso diritto, vieni amico. Vieni qua. Ok, devo ricordarmi di farlo più spesso. Perché visto che praticamente ci regala vita, non abbiamo tante frecce in realtà, quindi non dovrei consumarle così le frecce, perché non ne abbiamo più tante purtroppo. Ecco, là ci sono delle frecce che ci fanno comodo. Aspetta che andiamo subito a raccoglierle. Ok, ok. E tra l'altro siamo anche più veloci effettivamente ad attaccare. E quindi gli husk non mi colpiscono più. Ok, quello mi rompe parecchio le scatole. Cioè, o meglio, mi colpiscono però molto meno rispetto a prima. Ok, fammi fare due. Aspetta. Ok. Non l'ho battuto in un colpo solo? Ah, ok. Vabbè. Ok, questi qua sono... Cioè, i mostri adesso stanno diventando abbastanza forti, effettivamente. Il che non è che proprio lo apprezzi così tanto, eh. Ecco, qua ce n'è un altro di quelli. Però vabbè, finché evita solo... sì, se me ne metti più di uno insieme, però non è simpatico. Evita soltanto comunque zombie. Oh, sto morendo, però. Vieni. Ok. Scappa, scappa con me, per favore. Scappa con me! Ok, devo usare un po' di frecce, in realtà. Allora, te aspetta che ti... Allora, gli zombie easy li battiamo con la spada solo. Ok, raccogliamo queste. Adesso andiamo qua. Facciamo questa cosa suicida. Ok. Dai. Muoio, muoio, muoio. Aiuto, 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 aiuto. Tre. Aiuto, aiuto. Ok. Non ho 8 di vita. Simpatico. Aspetta un attimo che ci allontaniamo. 2 sec. Vieni ancora. Così mi rigenero un po' di vita. Ah no, già non mi rigenera più la vita. Giustamente, perché ho cambiato armatura. Ok, siamo a posto. Abbiamo sconfitti tutti comunque. La mia tattica ha funzionato. Potevo gestirla meglio. Avete perfettamente ragione. L'ho gestita non troppo bene, però poteva andare sicuramente peggio. Potevamo morire e perdere una vita. Tra l'altro ancora non ho capito come funzionano le vite in questo gioco. Cioè, io non so se la vita effettivamente, cioè, ti fa morire, quindi devi ricominciare tutto da capo, o è una cosa del tipo, vabbè, hai perso 3 vite, ricominci da questo livello. Io spero che non ci faccia riniziare da capo, perché sinceramente non è che mi piace tanto. Guarda che belline queste piante, fatte con dei meloni, penso. No, boh, non so, strane. Vabbè, mi sono perso con le piante, cioè pensate voi. Ok, continuiamo la nostra avventura dentro il tempio sabbioso, o non mi ricordo assolutamente come si chiama. Oh, ok. Ok. Corri. Ok. Vieni. Eccoci. Perfetto. Vogliamo fare una cosa brutta? Vieni. Eccoci. Ok, è stata un po' brutta, però adesso possiamo ricrearlo con tutta la vita. Però se aspetta un momento, cioè va bene, ma dobbiamo aspettare anche un sacco di tempo. Intanto facciamo senza il nostro amico e andiamo con le freccine, freccione. Ok. Ciao. Ok, mi piace il potenziamento dell'arco qua, mi piace un sacco, vi dico.
Cioè il fatto che ne spari due mi piace veramente tanto. Vai, spruzza, spruzza lama, spruzza, bravo. Ok, mi piace un sacco il potenziamento qua. Quasi quasi, appena ci ripotenziamo, voglio upgradarlo ancora, che fa 17 danni per colpo. Cioè non è tantissimo, però comunque fa sempre un po' più danno la seconda freccia, che sicuramente non gli fa male. Ok, qua ci sono due strade, una dritta e una a destra. Io andrei prima a destra. Trovala, ho un nuovo obiettivo, trova la chiave d'oro. Ah, dritto non posso andare, quindi devo andare per forza a destra. Ok, ci sono dei nuovi mostri però, il che non è bello. Va bene, vabbè. Ok, qua ci sono gli scheletri normali, vabbè. Finché sono scheletri li possiamo battere abbastanza easy. Scheletri e zombie ormai li battiamo molto easy. Scheletri e zombie. Gli altri mostri non così tanto in realtà, però. Ok. Ma scusami, se voglio andare qui. Ok, io l'ho trovata la chiave, però come faccio ad arrivare di là? Cioè in che modo io posso... Ah no, non mi sconfigge attraverso la parete. Ah, puoi passare, ti teletrasporti. Sei un Enderman praticamente. Sei un piccolo Enderman. Ok, fermati, come faccio ad arrivare di qua se è tutto chiuso? Vogliamo provare a fare... Proviamoci, anche se per me è inutile. Vogliamo provare a fare così? Ok, è stato inutile. Ah, c'era un bottoncino da schiacciare. Meno male che me ne sono reso conto, eh. Cioè, meno male che sono bravo. Ok, vabbè, abbiamo sconfitti easy. E abbiamo perso la chiave perché ci hanno toccato. Meno male che mi sono accorto, così non ho sprecato il nostro bellissimo fuoco artificiale. Ah, ok, qua non posso più aprirlo però adesso. Vabbè. Ok, ciao. Ok, le frecce bisogna tenere la mano, perché effettivamente non abbiamo tantissime. Ok, vai. Vai, ecco, scusami. Non volevo, non... No! Non sei morta, no, ok. Pensavo ti avesse schiacciato. Non sarebbe stato il massimo, effettivamente. Ok, vieni, vieni, vieni. Corri, 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 corri. Vabbè. Apri la porta. Yay, trova la tomba. Ok. Ha fatto un suonino, quindi sicuramente stiamo andando bene. Procediamo. Ok. Eccoci qua, tutte le trappole che si attivano. Sì, qua, cioè le trappole a me non fa niente. Il problema è proprio il mio amico, che è un pochino stupido purtroppo. Oh, 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 oh. Qua c'è un coltello. C'è un coltellaccio cattivo qua. Vieni. Ecco. Perfetto. Ok, qua ci sono tre strade. No, non è vero. Non è vero, possiamo andare solo da un lato, quindi easy. Ah, possiamo andare qua dentro in realtà. Oppure possiamo andare anche avanti. Allora entriamo un attimo qua e vediamo dove ci porta. Ok, in una nuova zona. Ok, qua mi sa che siamo proprio dentro la piramide. Cioè, eravamo già dentro la piramide, però mi sa che siamo nel profondo della piramide. Ho sprecato un botto di frecce in tutto questo. Perfetto, grazie mille ragno. Il ragno comunque è cattivo. Vabbè, perfetto. Vabbè, però finché mi blocca così è abbastanza easy. Cioè finché mi blocca e mi viene addosso, lo posso sconfiggere easy. Ok, qua mi sa che è una zona a sé stante in realtà. Ok, qua lì come faccio ad arrivare? Ah, posso arrivarci forse con il salto. Non ne sono troppo sicuro, eh. Non ne sono troppo sicuro. Vediamo se riesco a fare bam così. Grazie mille. E ti uccido. Ok, qua c'è un bottone da schiacciare. Lo schiacciamo. Cosa fa questo bottone? Ok, è un beacon che fa cosa? C'è anche una torcia, leva o quello che è. Vabbè, non fa niente, perfetto. Ah, ok, c'è. Ostia, è potentissimo. Ok, fammi fare una cosa. Quanto è distante il salto? Fammi fare un test. Cioè, se io sono qua dritto, se io sono qua dritto e faccio un salto, non ci arrivo. Ok, cadrei nel vuoto, quindi non posso usarlo, perché in realtà sarei qua più o meno. E non ci arrivo, sono un blocco troppo indietro. Ok, quindi o mi serve qualche armatura che mi potenzia il salto, che può essere effettivamente, non è impossibile, oppure semplicemente ancora non posso farlo, o basta attivare queste cose qua e adesso si attiva un ponte qua in mezzo. Non è così. Okay, vorrei provare, ma io so che muoio perché l'ho appena provato.
Andiamo in tutti i posti, prima che magari ci sono cose da attivare che si bloccano con la cesta lì. Magari davvero basta fare con calma e si sblocca tranquillamente la cesta. Ok, sì, esatto, qua ci sono un po' di pulsanti. Scacciamoli tutti e vediamo cosa succede. Stavo anche morendo, tra l'altro. Ok, qualcosa si è attivato. Ho sentito dei rumori. Vediamo. Ah, e si è attivato un ponte, ok. Ok, quindi effettivamente non ci arrivavo. Ok, armatura da ladro, più potente di quella che ho, in teoria. Esatto, più 55 salute. Scambiamola subito, tanto è uguale a quella che già ho, solo che mi fa 55 di salute invece di 50. Difendimi un secondo, lamissimo. Vediamo che potenziamenti ha. Allora, infuriato, vabbè, il solito. Spine. Attiviamola subito. Ok, ho attivato subito spine perché, come sapete, il potenziamento spine ormai mi piace troppo. Perché ridai i danni che ti arrivano addosso ai nemici, quindi è una figata. Ok, mi piacerebbe rigenerare anche il mio amico, però, il mio bellissimo amico Lama. Perché? Ok, ah, ok, ho scoperto anche una cosa, tra l'altro. Per poter funzionare il doppio attacco dell'arco deve essere dentro lo schermo il nemico. Quindi se io sparo un nemico che è qua e so che c'è un nemico mai fuori dallo schermo, non lo colpisce l'arco. Ok, perfetto, bisogna tenerlo a mente in realtà. Che devono essere entrambi. Finché sono dentro lo schermo entrambi li possiamo colpire. Ok, qua la zona in realtà è finita, quindi torniamo indietro e procediamo in avanti. Yay! Andiamo in avanti. E vediamo cosa si nasconde. Ciao! C'è una cosa. Qua possiamo entrare in acqua? Che bellino. C'è qualcosa di nascosto qua. Non mi fido, per me. No, ok, non c'è niente di nascosto, no. Boh, sembrava una zona bella in cui nascondere qualcosa, invece no. A posto, andiamo avanti allora. Ok, qua è tutto. Qua è una zona carina senza nemici. Là c'è il maiale, il famoso maiale. Ok, qua c'è anche una zona sulla destra in realtà. Ok, andiamo avanti. Dritti. Sì. Trova la tomba. No, andiamo qua a destra. Esatto, che è una zona tutta chiusa. Vediamo. Qua cosa c'è? Posso passare? No. Ok, vediamo cosa si nasconde qua. Non ci sono nemici, quindi vuol dire che probabilmente, immagino ci sia un'imboscata vicino. C'è una cesta. Con una spada. Bellissima, l'ero raccolto coltello dall'anima. Ok, 40 danni corpo a corpo, attacco con slancio più 2 raccolta anime. E questo è in realtà una figata. Proviamolo. Proviamolo e vediamo. Però è effettivamente molto più lento la nostra spada. Però è più forte. Cioè la spada fa 20-32, questo fa 40 di default. Quindi potenzialmente possiamo compensare. Vediamo se effettivamente. Ah, tra l'altro ci sono anche dei potenziamenti. Danni ridotti, nuvola di veleno. Ok, uguale a prima. Cosa che potenziamenti che non mi piacciono troppo. Quindi lasciamo un po' lì così. Allora, comunque io ho il dubbio che qua in giro ci siano dei segreti, degli easter egg per forza, perché è impossibile che abbiano la mappa così. Cioè la mappa vedete che comunque continua anche dietro la nostra zona dove siamo. Secondo me da qualche parte ci sarà qualche passaggio segreto che. Ok. Sì, ok, ci sta, però. Tra l'altro c'è quell'attacco con slancio che non so, non ho capito mica che cos'è io. Ok, c'è la pozione di velocità, vabbè, non mi interessa. La sprechiamo. Questo? Polvere dello stupore, stordisce i nemici vicini. Ok, se no abbiamo un arco corto. No, che fa schifo. Ok, proviamo un sacco di munizione. Ok, no, vabbè. No, guarda, mi preferisco tenere la mia in teoria che è più forte. Sì, esatto, fa 25,75. Questo qua fa 16,24, fa cagare. Quindi mi tengo il mio arco, grazie. Il fuocherello. Ok, contro alcuni nemici effettivamente fa cagare. Tipo adesso, quest'arma qua è brutta. Quest'arma qua è brutta perché è lenta. Però mi raccoglie le anime. Ok, sono salito anche di livello, tra l'altro, a posto. Ma quell'arma qua, vi dirò, non mi piace così tanto in realtà. Vediamo se non possiamo senzare con niente. Catena, vieni. Ok, no.
Beh, mi serve. Allora, boh, vediamo, al massimo la ricambiamo con la spada perché. Oh, c'è l'Enderman. Ok, perfetto, grazie Enderman. Ok, va bene, il mini boss Enderman ormai è abbastanza semplice. Ma non è mica morto. Ah, perfetto. Ciao, sei esploso. Grazie. Sì, sta spada qua non mi ispira più di tanto, in realtà. Vi dico la verità. Sta spada qua fa un po' cagare. Ah, abbiamo un'altra armatura uguale, vabbè. Fa niente. Tra l'altro, io ho 1 milione di cose nell'inventario e non sto riciclando niente. Tra l'altro, non so neanche cosa faccio a riciclare. Ma continuerò a non farlo. Scrivetemi nei commenti se sapete a cosa serve e è utile. Io finché non lo so, non lo faccio nel dubbio, prima di magari perdere qualcosa che potrebbe servirmi. Allora, 40 danni. La spada qua quant'è che faceva? 20, 32, 18, 28. Allora, io ti dico, non abbiamo un'ascia forte, un'ascia bella, potente. Questa mi sa, 16, 24. Non lo so, sapete. Intanto, no, teniamoci la spada classica, dai, in mano. Con la spada lì è forte, però, boh, non è tanto, boh, è abbastanza strana come spada, cioè, fa un danno solo dritto. Quindi non è troppo utile. Qua è spawnato qualcosa, mi sa. Oppure è morto qualcuno, no, è morto qualcuno. Ok, solo perché. Cioè, è forte, perché qua alla fine fa 40 di danni, cioè 40 di danni è abbastanza importante, è un danno abbastanza importante, 40 di danno. Ok, qua in teoria dovrebbero morire tutti abbastanza rapidamente. In teoria. Ok, fammi fare bam. Ok, grazie. Ciao. Ok. Stavo dicendo, 40 di danno è un danno comunque importante, non è un danno schifoso. Però, cioè, se me lo fai solo dritto, cioè, almeno per a me mi crea problemi, perché io non riesco a gestire se no. Te l'ho detto, mi piace. Tra l'altro. Ah, ok, ci sono lame ovunque. Ok, non avevo mica notato io. Beh, non, cioè, mi serve attivarle tutte, no? Ah. Ok, vieni, corri. Ok, grazie. A posto, qua non ci dovrebbe essere più niente. Tre, no? Ok. Cioè, a me piaceva l'ascia perché faceva il danno a 360 gradi intorno a noi. Cioè, se mi dai un'arma che fa solo il danno dritto, mi metti un po' in difficoltà. Ma perché io non so, cioè io non sono in grado di combattere se non c'ho un'arma ad aria. Già la spada comunque fa, vedete, fa un 180 gradi davanti a noi, già ci sta quella. C'è un'arma che fa solo il danno dritto. Ok, c'è uno zombie che è morto là in basso. Cioè comunque. Ah, perché qua si butta. Ecco, questo qua è cattivo. In realtà come situazione. Corri, corri, corri. Oh, grazie che non sei morto. Ci sono un sacco di trappole, qua. Qua c'è qualcosa. Là c'è una zona segreta in teoria, però non so come raggiungere. Quindi, ciao, mori. Ok, stiamo procedendo bene. Saremo quasi alla fine di questo livello, quasi sicuramente. Perché adesso stiamo andando esatto in una zona in cui è tutta dritta. Solitamente quando arriviamo in queste zone qua tutte dritte, vuol dire che siamo vicini alla fine. Ecco, qua ho preso un. Eccoci. Perfetto, l'arcillager. Apposta. Imboscata. Ciao. Ok, qua non è tanto bello, perché ci sono queste trappole qua che non sono simpatiche. Ok, basta in realtà proteggere sta zona di qua dove non ci sono trappole. Poi di qua ci pensano le trappole a ucciderle, in realtà. Ok, sì, più o meno. Ok. Scappa, no, sei morto, vabbè. Cioè, penso di potersela fare a difendermi anche da solo. In teoria, l'unica cosa, devo avvicinarmi a questo e fare così. Ok, mori, grazie mille. Ok, dai, che appena posso rispawno il nostro amico. Appena posso rispawno il nostro amico. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Purtroppo quello lì non riesco a batterlo con le armi normali, quindi mi tocca avvicinarmi e esplodere. Ok, comunque il libro qua non lo cambio, cioè lo tengo perché è troppo bello. L'unica cosa magari
Se riusciamo a trovarne uno più potente di questo sarebbe veramente figo. Perché in realtà poi altro non è che ce ne facciamo. Ok, procediamo. Qua ci sono scorde. Cioè, se ne troviamo uno più potente lo sostituiamo, altrimenti quello lo terremo per sempre lì sul punto numero 1. Perché è troppo utile e troppo potente. Ok, tra l'altro ho visto che. Ok, vieni. No, no, non morire. Questi qua non ci danno danno. A meno che ci sia il nostro lama che gli dà una sputata. Ok, perché vuol dire che non siamo, non gli facciamo abbastanza danno. Gli facciamo abbastanza danno solo nel caso in cui ci sia appunto il lama che ci aiuta. Ok, lui. Ah, lui lì rimane indietro. Grande lama. Vieni. No. Ok, questo. Avete visto? Questo era un bug palesemente. L'ho attirato verso di me e è spawnato nel vuoto e è morto. Questo era un bug, signori. Yay. Ok, oddio, è successo qualcosa al mio computer. Non so cosa sia successo. Ok, fermati allora che ho visto che c'è uno scheletro. Uno scheletrino che non voglio lasciare in vita perché non so se ci danno più punti a uccidere tutti i mostri che ci sono in giro. Sì, comunque senza il lama siamo delle merde. Ah, qua c'è qualcuno. Aspetta. No, ok. Non so se. Ecco, potevi anche qua senza venire in realtà. Ok, perché qua infatti non c'è niente. Vabbè. Poco male, procediamo avanti dritto. Procediamo all'avventura, signori. Allora, qua c'è qualcosa? No. Ok, qua c'è la lama, vai. Vieni. Ok. No, ho sbagliato strada. Perfetto. Vieni. Perfetto, ti ha tranciato. Ma dov'è la nostra uscita? È qua? Ah, qua sopra. Ok, scusatemi. Non. Me l'ero scordato. Lama poverino prende tutti i danni. Si prende tutti i danni il lama. No. Questa zona qua. No, qua c'è un'imboscata palesemente. Sì. Palese, qua ci sia un'imboscata. Ovvio. Cioè, quella zona qua è proprio una zona da imboscata. E invece no. E invece non era una zona da imboscata. Ok. Però il nostro lama è morto nuovamente. Per colpa delle lame. Ok, questa zona qua in realtà. Per i pet non è il massimo. Ok, qua non c'è niente, giusto? Però. Di segreto. Nascosto, no. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Ci abbiamo fatto uscire salvi, sani e salvi, quindi. A posto, vai. Là. Ok. Spara. Ok, abbiamo preso una TNT e sto morendo perché non ho lama. Lama spawn, grazie. Tiriamo una bombetta qua. E vediamo se facciamo qualche danno. Non lo so, io comunque la bomba non so usarla per niente. Io la bomba non so usarla. Ah, c'è un altro Enderman. C'è un altro Enderman qua in giro. Ho sentito la sua voce. Ok, qua c'è un'altra arma comunque bella. Che però è più lenta, ma fa più danno della spada. Proviamo a tenerla in mano. E vediamo cosa ci fa. Tanto che questa qua ha un sacco di potenziamenti in realtà. Vabbè. Ok, proviamo a vedere com'è, se fa schifo la sostituiamo di nuovo. Qua c'è un Enderman adesso di nuovo, vero? Esatto. Ok, però effettivamente questa arma qua mi piace. Perché comunque fa tanto danno a distanza. Quindi non è male. Ok, aspetta che prendo l'esplosivo. Grazie. Tra l'altro, sta cosa qua non so se è fatta di proposito o è uno sbaglio. L'Enderman non dovrei poterlo colpire con le frecce. In teoria Minecraft ha sempre insegnato questo. E qua invece non gli interessa. Qua invece fa niente. Qua puoi farlo. Sostanzialmente. In Minecraft Dungeon puoi colpire gli Enderman con le frecce. Vabbè. Cioè ci sta, però. Non mi sembra che abbia troppo senso. Però. Vabbè. Magari è stato previsto così. Cioè sicuramente, se no l'avrebbero corretto. Ok, vediamo. Spara, spara. Ah, ok. Ah, oppure aspetta, magari funziona in questo modo. Le frecce no. Le frecce non possiamo spargliele contro. Ma visto che comunque quello che gli ho sparato era un fuoco artificiale, non una freccia, teoricamente potrebbe fargli danno. Sapete che non lo so, bisognerebbe provare in Minecraft se effettivamente sparare addosso a un Enderman un fuoco artificiale gli fa danno.
Teoricamente, secondo quello che abbiamo visto oggi, dovrebbe farglielo. Dovrebbe fargli danno. Anche qua ci sono un sacco di zone in realtà in cui si può salire, ma non so dove poter. Cioè, qua sopra si può salire, c'è una. C'è una roccina, cioè c'è un. Ah, ok, da qua. C'era la scala gigante, anzi più di una scala c'era, però io non l'ho vista perché sono fierissimo. Vabbè, poco male. Procediamo di qua. Qua c'era. Là, esatto, c'è un altro coso che adesso andiamo a prenderlo. E qua ce n'è un altro, ok, qui qua non c'è nient'altro. Secondo me, visto che questa è una zona così grossa, però, lo ripeto, qua ci sarà un'imboscata. Ho questo dubbio. Guardate, tra l'altro, il riflesso dell'acqua bello sul muro. Bello, bello, carino. Carino. Ok, cose che ovviamente in Minecraft non ci sono. Però, vabbè. Qua c'è una zona che non abbiamo guardato, ma non penso ci sia niente. Sì, c'è uno scheletro con. Ah, beh, in realtà ci sono un paio di smeraldi. Ok, qua sotto uccidiamo questo. Ok, qua sotto non c'è niente, è possibile. No, qua sotto non c'è niente. Questa è, per esempio, una bella zona per una zona nascosta. Invece, no, non ho messo niente. Vabbè, ci sta. Prendi il bastione. Ok. Cioè, cosa vuol dire? Non lo so. Ah, ci sono dei scheletri. C'è anche una zona, in realtà. Posso attaccarli? Ah. Qua, questa qua mi sa che è la boss fight. Però qua c'è una zona in cui non posso andare. Ok, qua si procede. Ok, bisogna sconfiggere per forza questi brutti ceffi qua. Quindi lo facciamo. Ciao brutti ceffi. Si sta alzando. Preparati con il fuoco artificiale. Ok, perfetto. Senza nome. Ok. Ok, grazie. Vabbè. Oh, sto morendo, signori. Stavo già morendo. Ok. Ok, tu fai il risatone. Vabbè, finché sei così debole in realtà. Ok, ecco. No, 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 vai via, 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 via. Ecco, se sei così debole, cioè, ci sta. Però se diventi più forte o evochi quelle cose qua, non è mica al massimo. Ok, si sta ricaricando. Farà di nuovo questa cosa qua. Solo che stavolta ho poca vita. Esatto. Quindi bam, ok. E non li ha uccisi per niente. Eh sì. Fermo, no, 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 no. Ok, ce n'è solo uno che posso beccare. Ok. Mi serve della vita. Vita. Vita, per favore. Ok, grazie. Ok, e non ho tante anime in realtà anche. Dove sei? Ok, spawn anche il. Ok, poverino, lo distruggo. Oh, sì, Lo distruggono il mio povero lama. Fermo, fermo, fermo. Ok, vabbè, non è troppo difficile comunque come boss. Cioè, alla fine non è lui il difficile. Non è lui il difficile. È il fatto che gli spawnano tutti i cosi addosso. Oh, qua invece era molto complicato. Dove sei? Aspetta, stai, ti ho visto. Aspetta che mi curo. Adesso vengo ad attaccarti. Dai, vai, vai che lo uccidiamo. Vai, ucciso. Ok, beccato, distrutto. Coltello dell'anima. Va bene, me l'ha dato un altro, ma non mi piace quell'arma qua. Cioè, fa un sacco di danno, ripeto, ma non mi piace come arma. Quindi, anche se me la dai, ti ringrazio, però. Guarda, non mi fa così bello. Cosa? Alcuni attacchi possono essere seguiti da un attacco di rapida successione. Ok, questo. Infligge danni bonus contro i nemici feriti. Questo per esempio è figo, quindi lo attiviamo. Ok, allora risponiamo al nostro bellissimo amico. Qua non possiamo salire, giusto? O sì? Perché qua vedo che comunque, vedete, qua ci sono delle zone in cui possiamo comunque andare, però. Non me le fa. Cioè, non ci fa andare, non capisco. Vabbè, ok, comunque abbiamo sconfitto il senza nome. Perfetto, quindi, yay. Siamo più forti adesso. Oh, ma facciamo un sacco di danno in più. Ma che bel potenziamento è questo qua. Ma è fortissimo questo potenziamento. Cioè, è cattivissimo. Facciamo un botto di danno in più. Ok, e poi dopo, appena possibile, vorrei anche poter fare il potenziamento dell'arco.
quello che mi aumenta i danni sempre a distanza. Il falcione debole va bene. Qua. Cioè, comunque facciamo molti più danni adesso, sbaglio. Probabilmente perché facciamo più danno ai nemici già, già danneggiati. Probabilmente è solo per quello. Cioè, comunque facciamo veramente tanti danni adesso. Non male. Ok, l'abbiamo ucciso senza che spawnasse nessuno, figo. Quindi, a posto. Qua dove andiamo? Qua ce n'è un altro. Quanti ne mettono di questi qua? Cioè, sono anche forti il problema di questi. Non è che sono, non sono scarsi. Ok, sono salito anche di livello, ho ottenuto un incantesimo. Ok. Vabbè, possiamo... Quanto ne abbiamo? Uno non possiamo metterlo da nessuna parte al momento. In realtà, allora. Vabbè. Ok. E qua è la fine del livello. È la fine del livello, mi sa. Signori, abbiamo completato il livello. Ok, va bene, perfetto. Vediamo. Ok, abbiamo colpi dei, vabbè, colpi da proiettili, va bene. Perfetto, ciao. Apri la cesta. Yay. Polvere dello stupore. Ok, quello, del, quello che non mi piaceva l'altra volta. Ok, andiamo a cercare un secondino una cosa. La solita cesta nascosta in giro. Vediamo. Vediamo dove sarà quest'oggi. Non dovrebbe essere arrivato nessun altro in teoria, perché non vedo nessuno. Vediamo. Eccola qua la cesta, trovata. Sono sempre nei soliti posti la cesta, quindi alla fine sono sempre qua in giro nei soliti posti. Ok, dai. Qua in mezzo agli alberi quest'oggi. Cosa vi dico? Da Jurassic World 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo direttamente al prossimo episodio di Minecraft Dungeons. Quindi, ciao a tutti.